Eccoci in diretta qui dal centro commerciale Bari Blu, Blu Radio, il centro commerciale che si sta riempiendo sempre di più, anche perché visto il caldo fuori qui si sta veramente bene. E noi abbiamo la nostra prima ospite, Ilaria Palomba. Ciao Ilaria. Ciao Caterina. Allora, Ilaria ci parlerà del suo libro, un libro molto duro, se possiamo definire, molto realista, perché descrive in modo estremamente, appunto con dovizia di particolari, in modo estremamente reale quello che può essere la perdizione di una ragazza, di Stella, il suo rapporto con il sesso anche estremo, con le droghe. Come nasce questo personaggio? Come nasce Stella? Stella, vabbè, innanzitutto il libro si chiama Fatti Male, che ha insomma tre significati in realtà. Fatti male come imperativo, ed è un imperativo che l'uomo di cui Stella si innamora, Marco, le rivolge. Poi fatti male come gente venuta su male, e fatti male come drogati male. Quindi Stella racchiude un po' queste tre dimensioni: quella della ricerca di sé, quella del sesso sfrenato, anche distruttivo, e quella della droga e degli ambienti poi underground. Stella ha qualcosa anche di te, nel senso che poi è una studentessa di filosofia, tu ti sei laureata in filosofia. In cosa ha di te Stella? Beh sì, Stella diciamo che è quello che io sarei stata se poi non avessi raggiunto determinati risultati, era la deriva in cui avrei rischiato di cadere. E infatti cioè, sono partita proprio da lei come studentessa di filosofia, e la filosofia c'entra anche molto con questo libro, nel senso che lei studia Sartre, studia l'essere il nulla, che è stato il mio primo esame, tra l'altro quello sull'essere il nulla, ma lo studia anche vivendo sulla propria pelle questa dimensione dell'altro e della distruttività dell'altro. E anche il fatto che poi comunque noi siamo degli specchi, anche ci rivediamo nell'immagine che l'altro ha di noi. Esatto. Quindi questo concetto ricorre spesso nel libro, come anche come filo conduttore, quando Stella non si piace, quando Stella vede negli occhi anche del padre, esatto, quando scopre insomma che lei fa uso di droghe, quello che poi vede il padre di lei. Eh sì, perché Stella comunque è un outsider, ma non è un outsider, scusatemi la voce che ormai mi ha abbandonato oggi, non so perché, e non è un outsider nel senso che frequenta i raver o l'ambiente underground, perché quelli sono ambienti in realtà dove c'è una sorta di legge interna non scritta, quindi non possiamo parlare di alternativi come outsider. Che poi è pure brutta questa parola alternativi, diciamo underground. Lei è un outsider perché nonostante sia dentro quegli ambienti è anche fuori, è anche un po' malvista, appunto questo sguardo che le rimanda un'immagine sempre inadatta. Tu hai parlato anche di Bari in questo libro, una Bari un po' nascosta, la Bari dei rave, anche delle droghe. Tu l'hai conosciuta questa Bari? È una Bari tribale. Sì, ho parlato di cose che ho visto personalmente ed è anche il mio punto di vista su un determinato mondo che non vuole essere né distruttivo e né elogiarlo, vuole essere quello che io ho visto, e secondo me ha a che fare proprio con una rinascita del tribale, dove però nel mondo appunto delle tribù postmoderne, poi riprendo anche i miei studi che ho fatto alla Sorbonne, ma non l'ho solo studiato, l'ho anche vissuto sulla pelle, nel mondo delle tribù esistono dei meccanismi, che sono i meccanismi di inclusione ed esclusione e di iniziazione. Infatti la storia di Stella con Marco, con quest'uomo così sadico, è una storia di iniziazione, come se il dolore fosse la porta per crescere in un certo senso. Hai conosciuto persone che hanno avuto storie di questo genere, cioè storie... forse non le possiamo neanche definire d'amore, proprio di un rapporto quasi schiavistico poi tra Marco, sì, e Stella, nel senso che poi alla fine Stella fa tutto quello che Marco le dice di fare. Stella fa tutto quello che Marco le dice, però ha sempre questo costante pensiero cinico che si ribella a quello che fa, cioè la sua coscienza è consapevole, capisce tutto, però il suo corpo agisce, va incontro comunque alla distruzione. Ho sentito diverse storie di donne anche in altri ambienti, perché poi lì diventa più universale, la questione non è solo una questione di frequentare un ambiente o meno, varie storie di donne che vengono attratte proprio da persone che non solo che le umiliano, ma che le fanno sentire incomplete. Questo. Sempre inadeguate. Inadeguate.
Ilaria, tu hai fatto diversi reading per presentare il libro. Come lo presenti tutte le volte? Che cosa dici per far capire un po' a chi ti ascolta com'è questo libro? Beh, ogni volta in modo diverso. Devo dire, ci sono state due presentazioni abbastanza grandi organizzate da Gaffi, cioè dalla casa editrice. Una alla Feltrinelli di Bari, dove è venuta un sacco di gente e sono stata molto contenta di vedere anche un sacco di gente di quel mondo lì, dei rave, delle feste, dei centri sociali, contentissima di averli dalla mia parte invece che contro, perché altri invece si sono un po' sentiti toccati all'intimo. Invece a Roma, in Casa delle Letterature, e poi c'è stato un altro evento che abbiamo fatto con il mio gruppo di amici, scrittori, artisti, cardiopatici, dove abbiamo fatto delle performance. E io mi sono fatta incidere da Chiara Fornesi una stella di sangue con un ago da piercing. Esperienza dolorosa anche. Sì, dolorosa, però era il modo migliore per proprio presentare quello che poi c'è scritto nel libro. Ma un po' scrivendo un libro ci si immedesima con la protagonista, cioè soprattutto quando sei in fase di stesura, che quindi tutte le idee ti vengono, ti senti un po' come la protagonista del libro? Non solo, ci si immedesima in tutti, cioè anche nell'antagonista. Io praticamente quando ho scritto Fatti Male l'ho scritto in 4 mesi e alla fine, cioè dopo il primo mese, secondo mese, io li vedevo, cioè ero arrivata a livelli proprio di pazzia totale. Erano accanto a me i personaggi, tutti quanti, e entravo nella loro mente. Tu hai scritto in un modo molto ruvido, cioè non hai lasciato niente all'immaginazione, diciamo. È stato difficile scrivere in questo modo? Come mai questa scelta proprio di essere così diretta? Penso che sia più difficile scrivere in questo modo piuttosto che scrivere con tanti invece paroloni, perché voglio dire, il vocabolario lo conosciamo tutti, quindi usare delle grandi parole uno può farlo come scelta, essere esornativi o usare una forma più poetica, cosa che io facevo prima di Fatti Male. Avevo questa scrittura molto flusso di coscienza, poetico, però in effetti è più facile perché è una scrittura da sfogo. Mentre scrivere in maniera semplice, arrivare direttamente al lettore, è un lavoro duro. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Blu Radio, eccoci in diretta dal centro commerciale Bari Blu. Siamo qui all'interno del centro commerciale. Oggi una serie di ospiti che si alterneranno, quindi rimanete, mi raccomando, sintonizzati sulle nostre frequenze. Adesso abbiamo Ilaria Palomba che ci sta parlando del suo libro Fatti Male. Vi consiglio di leggerlo questo libro. Il tuo libro è stato anche tradotto in tedesco, immagino sia una bella soddisfazione. Eh sì, un'emozione assurda. Abbiamo fatto una presentazione al Berghain a Berlino, c'erano 300 persone e io piangevo. E Ilaria, so che questa sera tu hai un altro appuntamento sempre qui a Bari, sì, al Palazzo della Provincia, se ce ne vuoi parlare. Sì, stasera invece presento l'altro libro, quello di poesie, I buchi neri divorano le stelle, al Palazzo della Provincia. Ci sarà un reading, c'è la notte della poesia, ci saranno vari poeti e io mi hanno detto che a mezzanotte leggerò sempre con questa voce, purtroppo, a meno che un miracolo non me la riporti. Invece le prossime presentazioni di Fatti Male? Le prossime, vabbè, adesso per l'estate mi fermo. C'è una presentazione di una rivista interessantissima, si chiama Night Italia, il 30 giugno a Roma da Scriptamanent, e dove presenterò, cioè leggerò anche parti di Fatti Male, poi ci sono i cardiopatici e Marco. Per chi volesse contattarti per saperne di più, Facebook, Twitter, come allora, si possono mettere in contatto? Allora, ho un sito dove è proprio ilariapalomba.it, da lì ci si collega anche al blog dove settimanalmente scrivo racconti, e poi il mio Facebook, Ilaria Palomba, c'è il Facebook di Fatti Male. Ma i racconti che scrivi sono sempre, non sono di questo genere, nel senso tu spazi molto poi nei tuoi racconti? Sì. Ultimamente mi sto orientando un po' sulla crisi familiare, queste cose, sempre cose abbastanza torbide, cioè, devo essere una persona molto allegra, evidentemente.